Ragazzi, benvenuti qua sul mio canale, io sono Vivo Libero. Allora, ragazzi, oggi cambio un pochettino, faccio un vlog un po' così particolare. Andremo a parlare di un po' di cosucce, ok? Di un po' di tutto, via, ecco. Allora, prima di tutto, ragazzi, vi voglio ringraziare per tutto quello che state facendo. Comunque vedo che anche se poche, però poi visualizzazioni ci sono. Ho portato poco tempo fa un video di Mash, ma ragazzi, come sempre, me l'hanno demonetizzato. Perché c'è un po' di sangue, essendo che è un video dove c'è una sparatoria e quindi niente, mi dispiace per più che altro per Dimash che è un grande cantante, ma purtroppo video di lui ho voluto riprovare, ma non ne porto più, basta. Perché cioè arrivare al punto che devo portare dei video per poi farmeli demonetizzare, già non guadagno niente, perché io ragazzi guadagno zero, eh. Fino adesso ho zero di guadagno, quindi non ancora, purtroppo, ho iniziato a guadagnare niente, quindi non ho un introito. E quindi niente, purtroppo viviamo in una nazione dove se non stai attento ti censurano anche le mutande, viviamo in una nazione dove non puoi far nulla, perché veramente non puoi far nulla. Ma niente di niente, andiamo sempre, ma sempre peggio e continueremo ad andare peggio, perché comunque ho visto che mi dispiace dirlo, io sono italiano, ma mi sto vergognando di essere italiano, mi dispiace dirlo, ma purtroppo il 90-98 o che per cento della popolazione italiana non vuole cambiare la situazione, vuole rimanere nella merda. Va bene così. Prima o poi le cose cambieranno e per cambiarle sicuramente cambieranno quando oramai saremo nella M ancora peggio, più totale. Ma comunque va bene così. Non va bene così, ma comunque per forza bisogna accettarla perché la penso così praticamente io. E tanti altri bello che dicono, ah, noi italiani, no, no. Noi italiani siamo dei pecoroni, basta, finita lì. E niente. Di altro, ragazzi, una cosa che io vi volevo dire è che ho portato dei videogiochi, tipo adesso stavo portando più che altro Farming Simulator 22, perché essendo che è uscito da poco, allora davo precedenza a quello. Purtroppo ho avuto dei problemi per quanto riguarda il primo salvataggio e ho dovuto rifare, ma comunque va bene. L'unico problema, ragazzi, è che non ci sono visualizzazioni, 3-4 visualizzazioni per volta e c'è qualcosa che non quadra. Io non riesco a capire perché. Una cosa che ho notato è che YouTube mi toglie gli iscritti, mi toglie le visualizzazioni. Quindi una cosa che vi dico sempre e che ve lo dico ancora adesso, andate a controllare perché YouTube toglie le iscrizioni. Quindi se vi capita andate a controllare perché può anche darsi che magari l'iscrizione che avete fatto al mio canale YouTube le toglie e lì non riesco a capire perché lo fa, ma comunque dicono che è l'algoritmo di YouTube. Io mi rivolgo un attimo a quelli di YouTube, cambiate qualcosa perché l'algoritmo non va, non funziona. Non lo dico solo io, lo dicono anche tanti altri YouTuber. E so che tanti se ne sono andati da YouTube, si sono trasferiti su altre piattaforme.
mi raccomando, controllate che ci sia qualcosa, perché c'è qualcosa, non funziona, non funziona, lo sappiamo, non funziona. Non funziona. Per quanto riguarda il copyright, ti danno copyright su qualsiasi cazzata. Le censure, c'è le censure per qualsiasi stronzata, ma veramente per qualsiasi stronzata. Quindi fare video adesso è diventata una tragedia, veramente una tragedia, quindi non so neanche io come fare. Di altro dirvi, voglio cercare di fare anche dei vlog, perché ho notato che i vlog vengono visti molto più volentieri che gameplay. Il problema è che, ragazzi, io stando qua a casa e non potendo muovermi non posso fare video di altri generi. Vi porterei sempre le solite, le stesse identiche cose. La situazione mia qua a casa non è bella, ve lo dico, però purtroppo è così, io purtroppo un introito non ce l'ho e quindi non posso fare niente. Ho mia mamma che comunque ha problemi e gli devo purtroppo stare dietro, quindi non posso neanche fare altre cose e quindi sono piazzato un po' così. La mia idea era, è sempre stata e sarà prendere un camper e andarci a vivere proprio, perché mi sono rotto veramente le palle. Andare a viverci per essere libero di fare di tutte le cose che ci sono da pagare, perché veramente, ragazzi, è una morte, una morte. Io ho fatto un paio di conti, della quale con un camper con 400-500 euro al mese si vive. E quindi ho fatto questa cosa. Ragazzi, vediamo come fare, vediamo cosa dire. Allora, ragazzi, scusate per l'interruzione, ok? Stavamo dicendo di altre cose, non so, vediamo un attimino cosa fare. L'idea di portare qualche altro videogioco c'è, purtroppo soldi non ce n'è, quindi non lo so, continuerò magari a fare dei video. Per quanto riguarda fare le live, ragazzi, sto aspettando per un motivo, perché ci potrebbe essere una diciamo una cosa nuova. Riuscire magari, se ci riesco, a prendere delle cose che mi potranno poi servire. E fino a quel momento lì, purtroppo, ragazzi, anche voi, come potete vedere, non è che la mia attrezzatura sia, cioè, anche per quanto riguarda le grafiche, quelle cose lì, non ho la possibilità di farla in alta definizione. Purtroppo questa è la situazione. Sto aspettando, perché potrebbe, non è sicura sta cosa, ma potrebbe capitare che forse riesco a prendermi delle piccole cose che riescono a farmi migliorare un pochettino il tutto. Questo purtroppo non so quando, ma lo faremo pian piano, vediamo, con calma cercherò di fare le cose. Per il resto sono un po' amareggiato, un po' arrabbiato, non con voi, non con voi, ragazzi, non ci mancherebbe, voi siete santi, possiamo dire anche quello, che voi siete santi. Sono un po' amareggiato, un po' incazzato per tutto quello che sta praticamente succedendo, lasciando perdere
il resto tra guerre, non guerre, governi, lasciamo perdere perché qua c'è da spararsi un colpo in testa e finirla lì. Adesso è un modo di dire quello, non è che uno deve spararsi in testa per forza. Però siamo arrivati a un punto che per cambiare qualcosa ci deve essere qualcosa di veramente, veramente grave, perché sennò le cose qua non cambieranno mai. Oltretutto fa un caldo bestiale, quindi io lì, di qua, lì dietro, scusate, ho messo un climatizzatore di quelli portatili praticamente. L'ho provato ieri. Funziona. Ieri sera è un cadavere. E quindi l'ho lasciato stare. Perché mi ha distrutto le ossa. Quindi lasciamo perdere. Ho un ventilatore che ce l'ho adesso lì per terra. Lo metterò poi lì sopra e lo attaccherò. Non l'ho attaccato adesso perché fa un bordello. Quindi non si sentirebbe niente di quello che io dovrei dire. Scusate se vedete un po' di casino più che altro di qui, ma sono ancora in fase di spostamenti, quindi ho appena trasferito un po' di cose, ho fatto un po' di cambiamenti, quindi oltretutto ho messo un frigorifero, eccolo lì, c'è un frigorifero. Perché se no, cioè no, col caldo tutte le volte dovevo correre giù, andare a prendere l'acqua, la portavo su. Poi cosa facevo? Non potevo. Invece qua prendo magari una bottiglia con 2 bottiglie per dire, ne faccio prima metà, poi la metto in frigo, poi ne prendo un'altra e faccio un po' di cose così e riesco a tenerla fresca, perché se no ragazzi qua è una cosa micidiale, non si può. Non si può, non si può davvero. È veramente, veramente assurdo. E quindi niente, d'altro ragazzi, d'altro da dirvi, non ho niente. Vediamo cosa riesco a fare. Vorrei cercare di fare degli altri videolog. Purtroppo, come sempre, la mia sfiga è esagerata. Sono senza macchina un'altra volta, quindi purtroppo ho fuso il motore della macchina che avevo. L'avevo già presa usata. Se vi ricordate eravamo andati insieme a ritirarla. Avevo già avuto problemi, pompa della benzina, quelle cose lì. Ragazzi, non andava bene, quindi mi mangiava troppo olio qui e là e fino a che purtroppo mi ha lasciato a piedi, morto, tritato proprio il motore. Ma una cosa improvvisa, arrivavo, ero a Chivasso, stavo arrivando a casa e tran 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 tran, ciao! E il motore ha fatto le valigie, se n'è andato fuori del coglione. E io sono rimasto a piotte. C'è stato un casino, un bordello allucinante perché ho chiamato l'assicurazione. Poi le autostrade a loro hanno chiamato un altro carro attrezzi che è venuto prima quello dell'autostrada che poi si trattava che dovevo pagare. Io ho detto ma non ho chiamato l'assicurazione per non pagare il carro attrezzi perché era una botta alla siciliana proprio. E non so, sono un bordello, è venuto fuori, poi mi hanno portato neanche tanto, mi hanno portato fuori dall'autostrada, mi hanno lasciato a Rondissone in zona industriale. Io ho dovuto chiamare l'assicurazione, far passare tutto l'ambaradan tramite assicurazione eccetera eccetera, meno male che hanno accettato. Mi hanno lasciato lì, la macchina l'hanno portata di nuovo, oltretutto non a Chivasso dove ero ma a Torino, dall'altra parte di Torino, no? E io ho dovuto ritelefonare un'altra volta l'assicurazione, chiamare un taxi, mi hanno chiamato loro, mi hanno fatto arrivare il taxi, meno male che il taxi qua del mio paese, quindi è venuto sto ragazzo qua, è venuto a prendermi fino a Rondissone e mi ha portato a casa. In sostanza,
lasciamo perdere perché sono arrivato a casa che ero cotto. Sono stato 2 giorni fuori di casa, 2 giorni. 2 giorni. Che oltretutto, come sono rimasto a piedi, appena ho sentito un rumore del motore che ho fermato la macchina, ero lì a Chivasso. Non c'è stato, non c'era un'anima che mi venisse a prendere. Eravamo in tre, io e i miei 2 amici, non c'è stato verso. E quindi è venuto uno zingaro è venuto a darci una mano a portarci a casa. Quindi, per dire, mi è capitato di rimanere a piedi senza benzina, e l'unico che è venuto a darmi una mano è stato un rumeno o un albanese. Italiani zero. Quindi ragazzi, se vi fermate in mezzo alla strada, contate sugli stranieri, perché gli italiani non vi cagano manco di striscio. Quindi fidatevi su questo. E io 2 o 3 volte che sono rimasto a piedi, chi mi ha aiutato sono sempre stati stranieri. Italiani zero. No, no, una volta solo 2 ragazze. 2 ragazze. Che oltretutto abitavano vicino a casa mia, quindi 2 ragazze. Se no, il resto tutti stranieri. E che mi è andata bene che passavano di lì per caso, perché se no stavo andando a casa figlia. Che devi fare? Così, non c'è niente da fare. E boh, la situazione è quella lì, e boh, io di altro non c'ho niente d'altro da dirvi. Vi saluto qua, ok? Torneremo già con altri aggiornamenti e comunque vedremo un po' cosa fare, via. Io comunque vedrò magari di farvi ancora un po' di questi vlog, così chiacchieriamo un po', ok? E, ragazzi, facciamo anche questa cosa, se vi va, se vi va. Fatemi delle domande, così, delle domande. Giustamente domande non deficienti, cioè non domande del cacchio, però fatemi delle domande e io magari nel prossimo video vi rispondo le domande, ok? Facciamo così, voi mi fate delle domande, io andrò a leggere nei commenti le vostre domande, me le segno e facciamo un video, ok? Così almeno voi venite, cioè avete le risposte, ok? E boh, facciamo così, ok? Ragazzi, io vi saluto qua, come sempre un grosso bacione e un grosso abbraccio enorme da Friuli Libero. Ciao ragazzi, ci vediamo alla prossima.